Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi ci siamo, stiamo aggiornando il nostro Fortnite. Siamo ancora con i server offline, ma sono uscite le patch notes della patch 5.10 ragazzi. Subito sappiamo che è tornato ragazzi il parco giochi, ce lo hanno confermato ragazzi, torna il parco giochi finalmente, ma è una modalità a tempo limitata, quindi ragazzi godetevelo finché potete. Subito nel generale hanno sistemato le tastiere azerty, che sono quelle che a noi non frega niente, ora funzionano bene. Hanno modificato i timer per conto alla rovescia in modo che le informazioni siano più utili, quindi le vediamo in ore adesso, non vediamo più i giorni e poi le ore, vediamo le ore. Hanno modificato lo sfondo dell'area all'elenco puntato della schermata di caricamento in modo che sia un po' più trasparente. Hanno rimosso il rumore delle scariche quando cambiamo la scheda, che dava abbastanza fastidio. Hanno sistemato il pulsante ripristina togliendo il pulsante ripristina predefiniti in modo che adesso si chiama ripristina. Allora, hanno messo una modalità a tempo, parco giochi, ve l'ho già detto, potete cambiare anche squadra durante il gioco, quindi mi raccomando ragazzi, ci sono un sacco di novità che vedremo prestissimo con l'update. Hanno tenuto la chat vocale anche se cambiamo la squadra per tutto il team, quindi riusciamo a sentirci. Le partite non si chiuderanno più se un giocatore esce dal server, e hanno aggiunto i kart anche con una generazione del 100% in più rispetto a prima. Hanno dato un per 10 di munizioni alle scatole di munizioni, hanno rimosso i distributori automatici grigi e hanno invece aumentato la chance di trovare distributori di livello più alto. Hanno dato anche più probabilità alla generazione di piattaforme da salto e da lancio. Hanno anche aumentato il limite massimo delle munizioni del rocket a 60. Hanno aumentato la generazione delle munizioni rocket e hanno aggiunto 100 airdrop durante la modalità parco giochi. I forzieri che troviamo ora danno 3 armi e molte più munizioni rispetto a prima, e il bottino a terra invece troverete 3 oggetti. Hanno aumentato la chance di generare il jug e il succo slurp, e hanno ridotto invece le bende. Hanno aggiunto i chug jug nei bottini a terra e hanno ridotto il timer di generazione da 10 secondi come era prima a 3 secondi. Hanno aggiunto ragazzi, per quello che riguarda invece il Battle Royale normale, la nuova arma, il P90 ragazzi, disponibile nella variante epica e leggendaria con danno base al corpo 23 e 24. Utilizzerà le munizioni leggere, quindi quelle delle mitragliette, con un caricatore da 50 colpi. La potremo trovare nel bottino a terra, nei forzieri e anche nei distributori automatici. Grandissime modifiche ragazzi anche per gli edifici, veramente enormi. Hanno abbassato la salute iniziale di un muro da 180, di un muro in pietra da 90 a 80 e di un muro in legno la salute massima da 200 a 150, di metallo da 400 a 500 è stata aumentata, e il tempo di costruzione del metallo è stato aumentato a 25 secondi da 20. Hanno modificato anche la frequenza per quello riguarda le consegne di rifornimenti. Le armi vengono generate una volta, i fucili d'assalto dal 25% al 14,2%, quindi ridotta la probabilità di trovarli nelle consegne di rifornimento. Gli esplosivi aumentati al 28,5% dal 25%, la mitraglietta compatta al 14,58%, la potremo trovare anche negli airdrop. I fucili di precisione hanno diminuito al 14,58% dal 28%, i fucili pesanti hanno aumentato a 10,42% da 7,1%, le mitraglie da 14,2% a 10,4%. Hanno rimosso la pistola pesante, le doppie pistole e le pistole col silenziatore.
vengono generate due trappole, hanno aumentato la probabilità della piattaforma da lancio negli airdrop da 9,6% a 50%, il falò da 7,5% al 33%, le piattaforme dal 15% al 22% hanno tolto le trappole invece con il danno, quelle che danneggiano non le troveremo più negli airdrop, pozioni scudo invariate, medikit a 13,75 da 6,1, chunk jug a 7,5 da 2,1. ragazzi, hanno aggiunto l'opzione scatto predefinito, quindi quando lo attiviamo rende lo scatto come movimento predefinito. Questo vuol dire, ragazzi, che non siamo più obbligati a camminare, ma ogni volta che ci spostiamo possiamo tranquillamente correre, liberando quindi un dito se per caso usiamo la tastiera. Una figata. I pezzi da costruzione appena piazzati sono di colore diverso, mentre i giocatori stanno ancora sovrapponendo le strutture. Hanno migliorato la gestione delle collisioni quando vengono piazzati i pezzi di costruzione sopra un giocatore per proteggerlo. I danni del piccone contro le strutture sono aumentati a 75 per il danno, 75 a 150 per il danno critico, e sono stati corretti anche un sacco di bug. Ragazzi, hanno sistemato il problema dove le collisioni invisibili bloccavano le pallottole e i proiettili. Osts, è arrivato Super Killer il criminale. Mentre sto facendo la patch. Super! Come va la gamba? Ora è possibile usare la corsa automatica dentro i veicoli. Non sappiamo cosa voglia dire. Questo dovrebbe anche correggere i problemi di uscita di corsa automatica quando si rilascia la levetta del gamepad. Questo parla per i giocatori col controller. Modificata la disposizione dei comandi per la configurazione vecchia scuola e costruttore veloce, in modo che l'azione è super! L'azione cambia posto, non abbiamo lo stesso comando. I proiettili del fucile di precisione non si fermano più erroneamente quando si attraversano certi volumi. Penso che non arrivassero al bersaglio. I giocatori non sono più bloccati in stato di inerzia se cambiano posto in un veicolo, meno male. E i grandi bug che c'erano su kart, dove avevamo anche il piccone, durante i balli o durante l'impugnatura delle armi le hanno tolte. I giocatori non cadono più attraverso il pavimento e non vengono spinti attraverso le pareti quando piazzano o modificano le strutture. Il vecchio glitch di TFUE, che lo ricordiamo. Gli esplosivi telecomandati non visualizzano più i valori del danno quando vengono colpiti. Non è più possibile ribaltare i veicoli standoci sopra e non è più possibile accucciarsi durante le emote. Questo per il fast farming anche. Gli emoti con gli spray e onda continuano l'animazione anche se siamo in movimento. Hanno corretto degli altri bug per quello che riguarda l'audio, soprattutto li hanno migliorati per quello che riguarda il kart. Hanno aggiunto degli effetti quando lo sentiamo a distanza, degli effetti quando vengono distrutti e degli effetti quando il kart da off-road è nell'acqua. Sono stati apportati dei miglioramenti all'audio del rimbalzo delle granate, in modo che non sia troppo intrusivo, effettivamente dava fastidio prima. Ridotto il volume del piccone e i CDC. GG. Allora, per quello che riguarda invece la grafica del gioco, hanno modificato la disposizione dei nomi dei giocatori nella lobby per consentire nomi di giocatori più lunghi. Hanno aggiunto la capacità di combinare oggetti impilabili nell'inventario trascinandoli. Questa la devo capire. Vuoi dire che finalmente potremo switcharli senza dover aprire l'inventario? La schermata di selezione della modalità di gioco ora è ordinata in questo modo: giocatore singolo, coppia e squadra. Meno male, perché non aveva senso. Hanno sistemato anche un bug per cui gli spray non funzionavano sugli occhi del piccone colpo arcobaleno, non ce ne frega niente. Hanno modificato un punto esclamativo dell'icona di atterraggio del giocatore durante il replay. E per quello che riguarda invece Fortnite su mobile, il download delle patch ora continua anche quando si passa a un'altra app. La selezione delle modalità di fuoco ora ha un'anteprima che mostra meglio la funzionalità e hanno aggiunto nuovi pulsanti singoli posizionabili nella barra rapida dello strumento del layout dell'HUD, quindi molto più comodo. Corretti i problemi di streaming delle texture con il bus battaglia e non ci saranno più schiocchi durante il caricamento delle schermate di gioco. Grandissime correzioni anche per quello che riguarda Salva il Mondo, ma noi ci fermiamo qua con Battle Royale. Spero che la patch 5.10 vi sia piaciuta. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel like, noi siamo qua in live, ciao!